Allora, buongiorno a tutte e tutti, sono Roberta Gandolfi, sono una delle docenti componenti di questo bel gruppo di lavoro che abbiamo attivato qua all'Università di Parma in connessione al nostro centro interdipartimentale di Neuroscienze e Humanities e quindi in collaborazione col professor Gallese e con un gruppo di noi che siamo invece con Marta Calbi, che è assegnista di ricerca e collaboratrice di Vittorio Gallese, e con un gruppo di noi del Dipartimento invece umanistico. Abbiamo iniziato un ciclo di webinar dedicati al corpo espressivo, performatività, embodiment e neuroscienze. Con webinar che abbiamo già fatto a maggio e giugno, con dei bei risultati, abbiamo deciso di proseguire perché fra studiosi, ricercatori, artisti interessati al dialogo abbiamo messo insieme degli incontri da cui noi per primi attingiamo e impariamo moltissimo. L'incontro di oggi è un incontro con Gabriele Sofia che da anni si occupa di teatro e neuroscienze e con Victor Iacono che viene dall'università di Malta con un lavoro anche proprio sul teatro. È coordinato da Marta Calbi, che è l'anima che c'è, diciamo, dietro a tutti questi incontri e che presenta i nostri due relatori odierni. Di solito noi sono molto curiosa di ascoltarli. E di ascoltarvi, vi do il benvenuto. Di solito noi questi incontri li facciamo il venerdì a cadenza bisettimanale, ma vi ricordo che per chi è interessato, il prossimo invece ha una diciamo calendarizzazione un po' diversa, perché già fra pochissimi giorni è il 13 dicembre, che credo sia un lunedì, con Andrea Orlandi e Leonardo Maietto e Margherita Dotta. Poi magari ve lo ricorderemo alla fine. E là si parlerà di danza, mentre qua stiamo in generale sulle arti performative, ma più allargato anche per la danza. Allora, benvenuti, grazie mille di essere con noi e lascio la parola a Marta Calbi. Grazie, grazie Roberta. Allora, sono molto contenta di poter presentare i nostri ospiti di oggi, Gabriele Sofia e Victor Iacono. Gabriele Sofia è maître de conférence en art de la scène presso il Dipartimento di Arti dello Spettacolo dell'Università de Grenoble-Alpes e ha conseguito il dottorato in tecnologie digitali per la ricerca sullo spettacolo e esthétique, sciences et technologies des arts con una tesi dal titolo La relazione attore-spettatore, storia, ipotesi e sperimentazioni per lo studio del livello neurobiologico. Ha lavorato durante il dottorato sotto la co-supervisione del Dipartimento di Storia dell'Arte e dello Spettacolo dell'Università La Sapienza di Roma e del Laboratoire d'Ethnosinologie dell'Université Paris-8. Dal 2006 porta avanti un progetto di ricerca transdisciplinare sulla neurofisiologia dell'attore e dello spettatore e dal 2009 al 2013 ha promosso e organizzato 5 edizioni del convegno internazionale Dialoghi tra teatro e neuroscienze. È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e tra i libri, uno dei più famosi è quello del 2013, Le acrobazie dello spettatore, dal teatro alle neuroscienze e ritorno, mentre nel 2019 ha pubblicato il libro L'arte di Giovanni Grasso e le rivoluzioni teatrali di Craig e Meyerhold. Victor Iacono invece è regista ed educatore teatrale, coordinatore per le arti performative presso il Malta College of Arts, Science and Technology, dove insegna recitazione, produzione e semiotica delle arti performative, dottore di ricerca in studi sullo spettacolo, anche lui presso l'Università La Sapienza di Roma. La sua formazione è stata influenzata dalla cultura dello spettacolo, sia occidentale che orientale. Ha scritto e diretto numerosi lavori originali per il teatro, ha curato progetti e collaborato con enti culturali, pubblici e privati, non solo a Malta, ma anche all'estero. E la sua performance basata sulla comunità di Hasla, spero di averla pronunciata correttamente, prodotta con Valletta 2018 Foundation, è stata nominata per il premio Best Project in the Community nel 2019.
E la sua esperienza sia come artista che come educatore combina la sua competenza nella cultura e nelle arti con un interesse anche per le neuroscienze. Non spendo ulteriori parole per non togliervi tempo, vi ringrazio per aver accettato l'invito e ci fossero problemi tecnici, questioni di tempo, sarò pronta a farvele presente, ok? Grazie mille. Grazie, grazie a voi, grazie alle organizzatrici e agli organizzatori di questo webinar, siamo molto contenti di partecipare. Provo a condividere lo schermo per il PowerPoint. Mi confermate solo se che scorre? Sì. Benissimo. Allora, ancora una volta grazie, grazie a tutti. Abbiamo deciso io e Victor di intitolare il nostro intervento 2006-2021, 15 anni di ricerche su embedded cognition e culture teatrali. Ovviamente 15 anni di ricerche che ne preparano tante altre. Volevamo iniziare proprio facendo un punto su, su qual è stato il percorso. Il percorso che ha ovviamente non è iniziato nel 2006, le culture teatrali dialogano con le scienze da sempre. Quello che forse è iniziato nel 2006 è quel momento in cui le culture teatrali si sono, hanno cominciato a focalizzarsi su un aspetto delle scienze cognitive legato a quella che potremmo definire l'embedded cognition, quindi la cognizione incarnata, l'idea appunto che la mente non è il risultato del nostro cervello, ma è il risultato della relazione tra il nostro corpo e l'ambiente in cui è situato. Quando utilizziamo, qui utilizziamo il termine culture teatrali un po' come lo intendeva Fabrizio Cruciani, cioè come quel termine che riguarda allo stesso tempo sia la pratica artistica che le ricerche sul teatro. Dobbiamo fare una piccola premessa perché in realtà per noi è difficile parlare solo, fare una differenza netta tra teatro e danza, teatro, danza e circo. Abbiamo più la tendenza a parlare di arti performative senza uscendo un po' da questi steccati disciplinari, però per una questione di tempo essenzialmente abbiamo deciso di concentrarci in questo caso soprattutto nella ricostruzione storica a quegli eventi che hanno riguardato in maniera più specificamente il teatro. Allora, perché 2006? Allora, prima di tutto il 2006 secondo noi è stato un momento di importante accelerazione di questi rapporti, di questi scambi, grazie anche a delle pubblicazioni. Ovviamente il 2006 è l'anno di So quel che fa il cervello che agisce in un specchio di Rizzolatti e Sinigaglia, che ha reso, non solo ha divulgato per un pubblico italofono le ricerche sui neuroni specchio, ma soprattutto ha reso accessibili alcuni elementi, alcuni principi anche per chi non era un esperto del settore, chi non era uno scienziato o un neuroscienziato. Però non è l'unica pubblicazione che è stata per noi importante in quel periodo, perché lo stesso anno è uscito anche un libro di Alain Berthoz e Jean-Luc Petit, che in francese si chiama Fenomenologie et Physiologie de l'Action. Purtroppo non è tradotto in italiano, se non sbaglio, ma è tradotto in inglese. E anche questo è stato molto importante, soprattutto per il modo con cui intrecciava la prospettiva fenomenologica e la prospettiva neurocognitiva. E il terzo titolo, un po' che è stato importante, è del 2005, quindi dell'anno precedente, How Body Shapes the Mind di Sean Gallagher, ma spiegheremo anche in seguito perché questi tre titoli ci hanno creato dei ponti molto, molto interessanti per noi.
Al di là appunto delle pubblicazioni, ci sono stati anche dei progetti che non solo hanno permesso a me e a Victor di iniziare a lavorare insieme, ma che secondo noi hanno aperto delle nuove prospettive. Un progetto pedagogico importante è stato quello del Master in Science of Performative Creativity, che ha proposto un ambito di ricerca e di pedagogia interdisciplinare in cui neuroscienziati studiavano con studiosi, lavoravano insieme a studiosi di teatro o anche a psicologi cognitivi, a filosofi, a specialisti in scienze dello sport, eccetera, eccetera. Questo progetto è stato diretto dall'Università di Malta e in varie forme hanno partecipato anche l'Università di Roma, di Parigi, di Poznan e di Leicester. Perché questo progetto è stato molto importante per la nostra storia? Perché in realtà durante uno dei pilot run, durante una delle conferenze di preparazione a questo progetto, che appunto ha avuto tre cicli di master che sono iniziati nel 2007 e che si sono conclusi nel 2013, in una conferenza del 30 novembre 2005, una scienziata dell'equipe di Parma, Maria Alessandra Umiltà, si è recata a Malta ed ha incontrato l'equipe scientifico del master, che era composto da Clelia Falletti, quindi una studiosa e storica del teatro, John Franz, regista, pedagogo e studioso di teatro, e Richard Muscat, un neuroscienziato dell'Università di Malta. Grazie alla conferenza Interpersonal Relations and Neurophysiological Perspective, si è creato effettivamente un primo contatto diretto tra studiosi di teatro e gli scienziati del gruppo di Parma. Questo incontro è stato così importante anche perché ne ha seguita qualche mese dopo, il 15 marzo 2006, un invito del gruppo di Parma a questi studiosi di teatro che il 15 marzo del 2006 si sono recati proprio a Parma, incontrando Rizzolatti, Gallese e tutta l'equipe per parlare proprio, per cercare di capire come queste nuove prospettive scientifiche possono dialogare o possono addirittura nutrire il pensiero sull'arte del teatro. A partire da questo momento, poi nel 2007 c'è stato il seminario a Bologna, all'Università di Bologna su teatro e neuroscienze. A Roma io, Victor e Clelia siamo stati tra gli organizzatori dei cinque convegni internazionali di dialoghi tra teatro e neuroscienze. Poi in Francia nel 2015 il Laboratoire d'Ethnosonologie ha organizzato la giornata Neocosen, ma anche a Madrid, per esempio, la Real Accademia d'Arte Drammatico ha organizzato nel 2017 il convegno Teatro di Neuroscienza. Tra Grenoble e Montpellier poi sono state organizzate quattro convegni internazionali chiamati Sciences Cognitive e Spettacle Vivant, e a questi si possono aggiungere altre iniziative che magari hanno una prospettiva più ampia di incontro tra le scienze cognitive e le scienze umane, come il Neuro-Humanities Studies di Catania, oppure il progetto internazionale Cognitive Future in Humanities and Art, che hanno ospitato dei gruppi di riflessione o dei workshop proprio su teatro e scienze cognitive. Se diamo un'occhiata agli Stati Uniti, vediamo che anche lì ci sono state delle iniziative, tra l'altro molti protagonisti interverranno proprio nelle prossime se sessioni di questo webinar. Tra il 2011 al 2015, se non ricordo male, l'American Society of Theatre Research ha creato un working group in Cognitive Science and Theatre, e tutt'oggi esiste un International Network for Cognition, Theatre and Performance che si riunisce a cadenza mensile online, e che continua appunto questa riflessione. Ecco, questo ho provato a dare rapidamente
un panorama di come dal 2006 si è arrivati a quelli che sono oggi gli scambi o gli incontri più importanti. E chiaramente ne avrò dimenticato qualcuno, però ho cercato un po' di essere il più esaustivo possibile. Ora, la domanda è: a quanti di questi incontri quanti di questi incontri hanno prodotto delle pubblicazioni teoriche? Ce ne sono state tantissime, non avrei il tempo neanche di nominarle una per una, però l'altra domanda interessante è: quanti esperimenti concreti queste o altri incontri hanno poi prodotto? Ecco, se dobbiamo dare uno sguardo agli esperimenti su teatro e scienze cognitive, che quindi siamo obbligati a escludere il versante della danza, che in realtà su cui invece ci sono stati tantissimi esperimenti, su teatro e scienze cognitive si possono contare quasi sulle punta delle dita, perché abbiamo un certo numero, anche se non tantissimi, di esperimenti su teatro e scienze cognitive riguardante un po' l'ambito terapeutico, per esempio gli esperimenti di Mirabella o di Modugno sull'efficacia del teatro con i pazienti affetti da Parkinson, oppure il gruppo inglese Imagining Autism che ha lavorato e ha ottenuto anche dei risultati molto interessanti utilizzando il teatro con i bambini affetti da autismo. Un altro ambito su cui c'è qualche pubblicazione è quello pedagogico. Io stesso durante il dottorato ho lavorato con Giovanni Mirabella per fare dei piccoli esperimenti sull'embodied language dell'attore, per cercare di capire come la pratica teatrale modifica alcuni processi cognitivi. Ma un recente esperimento di un'equipe diretta da Stella Conte ha anche cercato di lavorare ha ottenuto anche dei risultati applicando quello che loro chiamano il metodo Grotowski con degli adolescenti, con un gruppo di studenti preadolescenti. Quindi esistono anche sull'ambito pedagogico alcune ricerche interessanti. Poi ci sono delle ricerche che hanno provato a studiare la relazione attore-spettatore attraverso lo schermo, quindi utilizzando lo schermo come esperimento di Marino Metz-Lutz, oppure un esperimento di un gruppo inglese che ha lavorato sul teatro greco. E infine ci sono, e qua io ne conto solo due, potrei sbagliarmi, solo due esperimenti che sono riusciti effettivamente a mantenere, come dire, una certa ecologia della scena, quindi mantenere la copresenza tra attore e spettatore. Uno di Corinne Iola, che ha fatto proprio una ricerca sulla differenza tra la percezione di una performance online attraverso uno schermo e la percezione di una performance dal vivo, nel 2013 ha pubblicato appunto sulla rivista Cognitive Neuroscience, e poi l'esperimento di Ardizzi, Marta Calvi, Vittorio Gallese e Maria Alessandro Mittà, pubblicato nel 2020 sulla percezione degli spettatori durante un evento performativo. Ora, perché abbiamo rimarcato appunto questa differenza tra esperimenti mediati dal video e esperimenti non mediati dal video? Perché in realtà una delle cose che più ci ha illuminato per quanto riguarda la questione dell'embodiment, dell'embodied cognition, è proprio l'importanza che l'environment, quindi l'ambiente, ha per lo studio della mente umana. Ovvero, dei punti in comune o dei ponti possibili tra embodied cognition e cultura teatrale è proprio l'importanza che si dà al rapporto tra organismo e ambiente, che nelle culture teatrali mette in evidenza proprio questa circolarità tra scena e sala, che fa sì che il teatro, come le arti performative,
si presentino come una forma artistica molto diversa rispetto a tutte le altre arti che sono mediate da un oggetto o mediate da un video o mediate da una registrazione. È per questo che, cercando di andare un po' a livello contenutistico su questi rapporti tra embodied cognition e cultura teatrale, io e Victor vorremmo mettere in evidenza tre punti. Quindi il primo è il rapporto tra organismo e ambiente, il secondo è il superamento della dicotomia tra interno e esterno, che è un'altra, come dire, un altro elemento forte delle teorie dell'embodied cognition e che per le culture teatrali diventa molto importante perché ci dà molte informazioni su come pensare il corpo in scena, perché spesso quando si studiano le tecniche dell'attrice e dell'attore si ha un po' la tendenza a utilizzare queste due geografie, o una tecnica che dall'interno va verso l'esterno oppure una tecnica che, secondo cui dall'esterno, quindi dall'azione, poi si muovono delle cose all'interno dell'individuo, mentre immaginare la cognizione dell'individuo come un rapporto circolare tra interno e esterno, un rapporto circolare tra individuo e ambiente ci aiuta anche a pensare differentemente le tecniche dell'attore, a pensare proprio in questa prospettiva circolare le tecniche dell'attrice e dell'attore. E poi il terzo punto è ovviamente la connessione diretta tra percezione e azione, che ci dà la possibilità di immaginare una spettatorialità incarnata e anche una co-costituzione dello spazio scenico. Quindi, prima di lasciare la parola a Victor, io vorrei proprio dire un'ultima cosa sul primo punto, cioè il rapporto tra organismo e ambiente. Che cosa intendiamo tra circolarità tra scena e sala? Qualcosa di molto importante è che, se lo volessimo dire con una sola formula, potremmo dirlo così: mentre in tutte le altre opere d'arte il fruitore riceve, poi rielabora e poi attiva il proprio immaginario, attiva le proprie significazioni, attiva le proprie proiezioni sull'opera d'arte che sta guardando, ma in definitiva ha una possibilità molto limitata di modificare l'opera d'arte. Il teatro in realtà è un'opera d'arte in cui lo spettatore modifica continuamente ciò che sta vedendo, ovvero il teatro, a differenza delle altre opere d'arte, è per antonomasia un'arte circolare in cui il rapporto tra artisti della scena e pubblico è continuo, e come tale si deve studiare. Per questo il problema di quando si studia il teatro attraverso uno schermo non è tanto il compromesso, perché ogni esperimento necessità di compromessi, perché appunto la mappa non è il territorio, ma il problema vero è che per l'artista che sta facendo o sta recitando, sta facendo una partitura di fronte a una telecamera, l'esperienza è completamente diversa, perché una telecamera non dà gli stessi feedback che può dare il pubblico, e quindi la performance stessa non è la stessa. Quindi, per lasciare la parola a Victor, io vorrei proprio iniziare con questa domanda: in che modo la semplice presenza di uno spettatore o di una spettatrice modifica l'organizzazione psicofisica di chi agisce sulla scena? Victor? Allora, mi sentite? Sì. Ok, grazie Gabriele, grazie agli organizzatori. E innanzitutto chiedo perdono per due cose: uno, per l'italiano forse un po' arrugginito, e la seconda per un cane, un cucciolo che purtroppo non trova altro luogo che la stanza dove sono, e allora forse da un momento all'altro lo sentirete un po' abbaiare. Ecco, dai. Allora, innanzitutto per me è importante stabilire il mio punto di vista, tanto per cominciare, cioè un punto di vista di una persona che scrive, dirige e insegna teatro, e insegna a fare teatro.
più che teorizzare sul teatro. E bisogna dire che il teatro fa... Scusate un secondo. Enough, come on. Bisogna dire che il teatro fa tante cose, è importante dirlo questo, giusto così non pensiamo che il teatro, stiamo parlando di un teatro particolare, che ne so, qualcuno potrebbe pensare all'embodied cognition e allora pensare a magari il teatro fisico, cosiddetto physical theater o qualcos'altro, no. Stiamo parlando di un teatro che fa tante cose, un teatro che racconta, che fa emozionare, che fa riflettere, che può fare ragionare, ma anche un teatro che sfida le convenzioni, che chiama all'azione e che fa anche a volte tutte queste cose insieme. E poi, scusate un secondo, veramente. Scusate, ma ho scelto proprio l'ora sbagliata. Ok. Allora, non è solo un teatro che fa tante cose, ma lo fa anche in tanti modi diversi. Può partire da un testo, un copione o altro, oppure attraverso i vari stili, i vari ismi, il realismo, l'espressionismo, il simbolismo. Non stiamo dunque parlando di una forma di fare teatro particolare qui, ma stiamo parlando del teatro, del funzionamento basico del teatro. Al collegio dove insegno, gli allievi imparano anche loro tante cose, imparano come stare in scena, alla scuola imparano a interpretare un testo, a rappresentare un personaggio, a usare bene la voce. Tutte cose che uno può aspettarsi da una scuola di recitazione, insomma. Ma se vogliamo pensare un attimo a cosa deve fare o deve saper fare un attore di teatro, le cose sono due. Deve sapere immaginare, perché si deve mettere in delle circostanze che non sono reali, e deve sapere agire. E deve saper fare entrambi davanti a degli spettatori. Questa è una cosa importante. Se non c'è lo spettatore, non c'è la performance. Se non c'è lo spettatore, anche l'idea di attore, di performer, cade, appunto. Ma secondo me, un passaggio importante, che non è stata fatta solo, diciamo così, di recente con l'idea dell'embodied cognition, ma che è stata fatta anche prima, è l'idea che non è che l'attore recita o agisce davanti allo spettatore, ma piuttosto l'attore recita con lo spettatore, agisce con lo spettatore. E come abbiamo detto, questa non è un'idea nuova. Possiamo pensare, per esempio, al processo di catarsi di cui parla Aristotele già, dove vengono messi in moto alcune emozioni nello spettatore tramite l'opera che si vede. O pensiamo invece al discorso di Diderot sull'attore che discute se il suo sentire le emozioni può scaturire le emozioni dello spettatore o se invece gli basta solo la tecnica per fare questo. Ma il punto rimane una cosa importante, cioè che lo spettatore partecipa. Abbiamo poi, più vicino ai nostri tempi, ma già più di 100 anni fa, il lavoro di Meyerhold, che pensa allo spettatore come il quarto creatore, cioè l'autore, il regista, l'attore, ma lo spettatore è il quarto creatore. Un attimo. Chiedo veramente scusa per questa cosa. Ma anche Eugenio Barba, che forse non so se è conosciuto, penso che in Italia sia molto conosciuto, per la sua ricerca chiamata antropologia teatrale,
che addirittura chiama il teatro l'arte dello spettatore, non l'arte dell'attore, ma addirittura l'arte dello spettatore. Ed è interessante allora pensare all'embodied cognition in questo modo, perché innanzitutto l'embodied cognition ci permette di studiare i meccanismi neurobiologici di base a questi processi. E dice una cosa molto, molto, molto semplice e diretta, cioè che comprendere e interagire implica un corpo che agisce. Quello che è interessante per noi a teatro è che, diciamo che questa cosa si sapeva, no? Per noi, cioè che il corpo dell'attore modifica sia l'ambiente, ma anche mette in moto lo spettatore in un modo partecipe. Ma quello che ci fa scoprire l'embodied cognition, le teorie delle neuroscienze in particolare, ci fanno scoprire un corpo che non si sente. E questo è molto importante, perché l'attore di per sé ha un'esperienza di corpo che agisce. Però non ha esperienza invece di tanti processi interessanti neurali che sottendono questa azione e sottendono questo interessante collegamento tra la propria azione e l'azione dello spettatore. Allora, per me come attore, o per me che come regista, o ancora più come insegnante di teatro, è importante che gli attori si chiedano: ma di che stoffa è fatta? Cioè, what is the fabric, diremmo noi in inglese. Di che stoffa è fatta la nostra arte? Ed è fatta di una stoffa più complessa, magari, di quanto uno non pensi. Cominciamo a considerare una delle cose più comuni, ovvero interpretare e rappresentare un testo drammatico. Gli allievi arrivano a scuola pensando che, ok, il lavoro dell'attore è saper interpretare e rappresentare un testo drammatico. Di nuovo, al di là di quelli che possono essere, diciamo così, gli stili teatrali. Ma ovviamente questo implica in genere un processo semiotico, vuol dire mettere in scena un comportamento che sta per un atto, per un determinato atto o stato emotivo altro. Ed è qui che per me scatta un'operazione importante, perché spesso anche con attori, diciamo così, più di esperienza, se ci si ferma semplicemente a chiedersi che cosa dice il testo e come rappresentare il testo, magari si riesce anche a portare in scena una cosa che si può comprendere, però manca sempre qualcosa. Per sopperire alla cosa che manca, cioè a un attore che semplicemente rigurgita un testo che si è imparato a memoria, bisogna fare un'altra domanda, cioè non più cosa dice il testo o cosa dice il personaggio attraverso questo testo, bensì bisogna chiedersi: il testo cosa fa? Ovvero, che cosa fa il personaggio quando dice questa cosa? In più, che cosa sente? Che cosa pensa? Ma la cosa più interessante per me è invece chiedersi che cosa fa. E anche questa non è un'idea, diciamo così, nuova. Già ai tempi di Stanislavski e Meyerhold questa domanda era importante. Stanislavski, pensando all'importanza dell'intenzione dietro l'azione dell'attore, e anche con Meyerhold l'idea del sottotesto, ovvero cioè, il dialogo tra personaggi è importante, ma più importante è la tensione che si crea tra questi attori e degli attori in scena sotto questo testo, mentre lo dicono, appunto il sottotesto.
Ovviamente questo nulla toglie al valore semiotico del testo. Quello che stiamo dicendo è che non basta, no? E se non basta, allora che c'è di altro? E appunto, dando lezioni di semiotica anche a scuola, incontro un testo di Umberto Eco molto interessante, si intitola, del 77, del 1977, si intitola Semiotics of Theatrical Performance. E a un certo punto Umberto Eco scrive una cosa molto interessante, dice: l'attore è un segno, cioè una cosa che sta per un'altra in scena, ma che pretende di non esserlo. Per essere accettato in quanto segno deve essere riconosciuto in quanto un evento spazio-temporale reale, un corpo umano reale. Questo è molto interessante, perché tu dici, ma scusa, ma l'attore di per sé non è un corpo umano reale? Cioè, che altro deve fare? E invece è molto interessante che spesso un attore novizio, una persona che non è addetta, insomma, all'arte teatrale, una volta che entra e sale in scena, trova difficoltà persino a camminare a volte, persino a parlare, persino a comprendere cosa fare di sé. Cioè, è chiaro che non basta essere un essere umano reale per mettere in scena un corpo umano o un personaggio reale, no? E quello che bisogna fare è costruire una realtà fatta ad arte. Ed è qui che succede una cosa importante all'inizio del XX secolo, cioè l'irruzione del realismo in scena, che coglie un po' tutti di sorpresa, incluso Stanislavski, per esempio, che vede questo attore italiano Rossi entrare in scena e fare un Amleto o un Otello, e questo personaggio non è più il tipico personaggio tipizzato, non è più una maschera, ma vede un essere umano. Cioè, questo pensiero di Cruciani è molto interessante, secondo me. Cioè, come si fa a recitare un essere umano in scena? Cioè, non ci sono scuole, non c'è più tecnica. E dunque comincia qui una ricerca. Cioè, questa è una cultura teatrale, quello che Cruciani poi chiamerà il teatro a pedagogia, dove comincia una vera e propria ricerca di che cosa vuol dire essere umano in scena. E come fare ad acquisire questa realtà fatta d'arte? Stanislavski, diciamo che ha due risposte. Inizia dalla nota memoria affettiva, quello che di solito, no, si pensa come al processo che va da dentro in fuori, ovvero io mi devo chiedere che cosa sente il personaggio e cercare di avvicinare quel sentimento affinché la mia azione sia un'azione, diciamo così, autentica. Dopodiché Stanislavski lascia un attimo lascia dietro di sé questo tentativo e invece, per noi molto interessante, va al cosiddetto metodo delle azioni fisiche. Cioè, non si chiede più che cosa fa, che cosa sente il personaggio, ma piuttosto, ma il personaggio, nelle circostanze date, che cosa fa? Che azioni fa? E si comincia ad esplorare degli esercizi di azione, dove è importante mettere più che altro, più che mettere in scena un testo, mettere in scena delle azioni, delle intenzioni, e giocare con queste intenzioni anche davanti allo spettatore. Meyerhold prende tutta un'altra via invece. Cioè, Meyerhold, la realtà ovviamente fatta d'arte di Meyerhold è veramente fatta d'arte, perché Meyerhold non vuol sentire di realismo. Ovviamente c'è da dire che è molto influenzato anche dalle vene sociopolitiche del suo tempo, dal fatto che lui è anche, insomma, un comunista, una persona che ha preso parte alla rivoluzione bolscevica, che è molto influenzato anche, no, dal futurismo. Ma la cosa più interessante è che per appunto accendere l'arte dell'attore, Meyerhold prende una metafora diversa da quella di Stanislavski. Stanislavski cerca nella natura
il suo modello, mentre Merhold lo cerca nella meccanica. È appunto la biomeccanica che è la tecnica dell'attore di Merhold, che usa la metafora della macchina non perché pensa all'attore o alla relazione creativa in modo meccanizzato, ma è una metafora molto interessante questa, perché mette in scena delle macchine, appunto, in senso di un congegno che mette in moto le cose. Si può anche pensare, per esempio, al lavoro del sociologo Edgar Morin, che parla appunto della macchina come o di un sistema biologico come una macchina. Qui abbiamo, per esempio, una delle macchine che Merhold metteva in scena. Questa è una scenografia di Lyubov Popova per il suo spettacolo Le Cucu Magnifique di Kommerling. E vedete, questa è una scena di un lavoro di Merhold. Che cosa vediamo qui? Vediamo delle scale, vediamo un scivolo, vediamo delle strutture, delle ruote, vediamo questo mulino. E che cosa serve questo? Questo serve a dare all'attore delle possibilità di azione, ma non solo per l'attore, ma per me, appunto, mettere in moto la immaginazione dello spettatore. Cioè, questo è uno dei principi fondamentali di Merhold. Quello che vuole fare è mettere in moto lo spettatore, mettere in modo particolare l'immaginazione dello spettatore. Lui vuole muovere lo spettatore. E dunque passiamo all'idea dalla semiotica alla complessità cognitiva. Cioè, tutto questo non è che rimpiazza, no? La semiotica, nel senso, non è che rimpiazza l'idea che ci sono dei segni da interpretare in scena. Ci sono anche nella scenografia di Merhold, certamente. Però c'è qualcosa di più, no? Non rimpiazzare l'interpretazione dei segni con l'embodied cognition, ma vederli come processi attivi su diversi livelli di organizzazione della cognizione umana. Perché essere umano è sì la possibilità di interpretare segni, ma è anche altro, c'è qualcos'altro sotto, di molto forse più fondamentale. C'è l'idea che un'azione fatta d'arte è un'azione capace di mettere in moto l'immaginazione dello spettatore. E mettere in moto l'immaginazione dello spettatore vuol dire permettere allo spettatore di contribuire in modo attivo alla messa in scena. Cioè, spesso si pensa, no, che avere una performance interattiva vuol dire far alzare in piedi gli spettatori, farli camminare di qua o di là, o andare ai loro posti e farli fare chissà cosa. Mentre invece qualsiasi lavoro, in qualsiasi messa in scena attenta, fatta d'arte, muove lo spettatore, anche se questo sta tutto il tempo seduto lì a guardare dal suo posto la scena. È qui che diventa molto interessante l'idea che viene dall'embodied cognition, cioè che immaginare è già agire. Di recente Gallagher e Ruchinska pubblicano questo articolo, si intitola Prospecting Performance, Rehearsal and the Nature of Imagination. E che cosa fanno? Loro prendono due idee, collegano due idee. La prima è quella del motor imagery e l'altra è la fenomenologia di Sartre, che ovviamente poi anche prende da Husserl e altri. E che cos'è il motor imagery? Il motor imagery è il fatto che è un costrutto multimodale, no? Che si ricollega un'esperienza di immagini o di sentimenti, ma questo motor imagery riferisce alla rappresentazione mentale dell'azione, senza che questa azione venga eseguita.
E dunque la motor imagery è radicata nei processi motori, viene attivata nei sottrati neurali del movimento, che anche addirittura pare produca dei movimenti minimi come delle piccole contrazioni muscolari che possono essere anche calcolati, e può anche essere molto rilevante, questo è importante, per migliorare dei performance motori espliciti e anche di recuperarli. D'altronde l'esperienza fatta con l'azione motoria può anche essa poi migliorare per contro questo motor imagery. Prendendo l'idea del motor imagery, Gallagher e Rucinska poi guardano al lavoro di Sartre sulla percezione non come rappresentazione, ma sulla percezione come uno schema motorio che cerca di costruire l'immagine percepita. E, grazie Gabriele, andiamo avanti. E dunque l'idea che immaginare vuol dire agire, ma ancora più interessante per noi, immaginare vuol dire anticipare. Cioè, di nuovo, Gallagher e Rucinska, immaginare coinvolge non solo il reenactment di processi motori percettuali del passato, oppure quelli presenti, ma anche dei processi che vanno ad anticipare il futuro. A me questo mi ha ricordato molto un lavoro di un altro neuroscienziato, Rodolfo Ellinas, un lavoro adesso del 2002, in un libro molto interessante, non so se è stato tradotto in italiano, ma io l'ho letto in inglese, Eye of the Vortex, dove spiega che il cervello umano, ma il cervello, diciamo, in generale, viene sviluppato appunto per l'azione, ma ancor più importante, il cervello umano viene sviluppato per poter predire. Ed è una questione questa di predire, diciamo così, che è una questione di sopravvivenza, ovvero la capacità di vedere e di avere sia il tempo e lo spazio per predire un'azione che viene, e dunque anticipandone il risultato, che sia di beneficio, che sia di in qualche forma di pericolo. Ma che cosa significa per noi questo? Questo significa che lo spettatore non è che solo segue l'azione e agisce nel suo immaginario l'azione in scena, ma lo spettatore addirittura anticipa l'azione. L'attore lo sa questo. Ecco, cosa fa l'attore? Se lo sa, l'attore ci gioca. Gioca su questa facoltà di anticipare l'azione proprio per sorprendere lo spettatore, per avviare l'azione in un certo senso, poi ad un tratto portarla in un altro, e dunque rendendo lo spettatore ancora più partecipe. E non è più questa una questione di interpretazione, ma qui l'attore, facendo così, e l'azione messa in scena in questo modo, non sta facendo, diciamo così, non sta chiamando più in causa gli elementi di interpretazione culturale di uno spettacolo, ma anziché sta chiamando in causa gli elementi proprio, i sottrati neurobiologici. Dunque, il motore è la macchina dello spettatore. Merhold costruiva scene come macchine, ma la macchina non sta in scena. La vera macchina è lo spettatore, appunto, che viene mosso dall'azione in scena. È l'azione degli attori nel motore di questa macchina. Io dico ai miei allievi che anche il testo può essere visto come un motore, cioè dico che non basta comprendere appunto e trasmettere cosa dice il testo, ma è importante più che altro comprendere e rendere in scena quello che fa il testo. Alla base di ciò che fa il teatro con lo spettatore ci sono dei processi vitali alla nostra sopravvivenza, appunto, che stanno a un livello molto più basico, e che noi mettiamo in atto quando in quanto esseri umani, ogni volta che immaginiamo
e agiamo in un contesto artistico e sociale. E con questo appunto vorrei di nuovo allora passare la parola a Gabriele. Vi ringrazio di nuovo per la pazienza con Ciccu. Adesso speriamo che smetta. Grazie. Allora io vorrei riprendere proprio da qui, da questa metafora per me molto interessante dello spettatore come macchine, dell'attore come motore. E per ritornare un po' a quella domanda, cioè nel senso come la semplice presenza di uno spettatore modifica l'organizzazione psicofisica dell'attore, che è una domanda in realtà che mi sono trovato a fare diverse volte quando ho collaborato con dei neuroscienziati per far capire, perché la domanda più difficile è spiegare qual è a livello, o ipotizzare qual è a livello psicocognitivo o psicomotorio la differenza tra un attore nella sua vita quotidiana e un attore sulla scena. Ora, in realtà gli elementi per capire questa differenza sono due. Il primo riguarda ciò che chiamiamo l'intenzione dilatata. Perché? Perché lo spettatore e la spettatrice non sono solamente degli individui che guardano, perché noi in realtà nella vita quotidiana siamo abituati a essere guardati o a essere visti dalle persone. Lo spettatore è una persona che è lì e attende qualcosa da chi è sulla scena. Quindi non è solamente qualcuno che guarda, è qualcuno che attende qualcosa. Spettare ha la stessa radice di aspettare, quindi ancora una volta, anche dal punto di vista etimologico, lo spettatore è qualcuno che attende qualcosa da chi è sulla scena. Questa consapevolezza è ineliminabile per chi è sulla scena, per l'artista della scena. Un attore che deve realizzare un'azione, una semplice azione come prendere una bottiglia d'acqua, se lo fa a casa sua, l'intenzione sarà quella di prendere una bottiglia d'acqua. Se invece lo fa sulla scena, l'intenzione non può essere solamente quello di prendere la bottiglia d'acqua, ma l'intenzione è quella di prendere la bottiglia d'acqua e con questa azione allo stesso tempo stimolare l'attenzione della spettatrice e dello spettatore. Quindi nella stessa azione esiste una sorta di intenzione dilatata, che è un termine che abbiamo utilizzato proprio per indicare questa differenza, ovvero che sulla scena ogni azione non ha mai un solo obiettivo, però ha sempre un secondo obiettivo, che è quello di stimolare l'attenzione dello spettatore. E questo qua, ecco la nostra domanda, e questo qua deve avere un cambiamento, deve portare o dovrebbe portare un cambiamento neuromotorio in qualche modo. Il secondo elemento che crea appunto una differenza tra un individuo nella sua vita quotidiana e un individuo sulla scena è la conoscenza delle sequenze delle azioni. Perché se nella vita quotidiana noi comunque abbiamo un bagaglio di programmi motori, bagaglio di atti motori che utilizziamo di volta in volta a seconda della nostra necessità, e quindi il nostro corpo è anche pronto a simulare tutta una serie di azioni potenziali e poi scegliere quella giusta. Sulla scena questa cosa cambia, perché sulla scena noi sappiamo non solamente le azioni che faremo noi, conosciamo anche la sequenza delle azioni che avverranno sulla scena. Quindi un elemento che nella finzione scenica dovrebbe sorprendere un personaggio sulla scena di sicuro lo sorprende, quindi il personaggio sulla scena deve trovare un altro modo per rendere reale a livello proprio fisico questa sorpresa. Ora, questi due elementi, cioè l'intenzione dilatata e la conoscenza della sequenza delle azioni, creano una differenza tra l'essere umano in scena e l'essere umano nella vita quotidiana, e creano anche l'esigenza per l'essere umano in scena di
conquistare una nuova spontaneità, come direbbe Jacques Coupeau. Ovvero l'essere umano in scena deve creare in maniera artistica, attraverso l'esercizio, quello che sulla scena non può utilizzare, ovvero la spontaneità quotidiana. Per questo parliamo di una spontaneità conquistata. Però ancora una volta la domanda è: come possiamo immaginare a livello neuromotorio questa spontaneità conquistata, oppure come possiamo immaginare la differenza tra la spontaneità conquistata che l'attore e l'attrice devono cercare sulla scena attraverso lavoro, esercizi, training, pedagogia, eccetera, eccetera, e invece la spontaneità che ognuno di noi ha nella vita quotidiana. Proprio per cercare una risposta, poi risposte non ne abbiamo trovate, però abbiamo fatto tante ipotesi che ci piace condividere con voi. Abbiamo appunto, stiamo cercando appunto, lavorando su questo superamento della dicotomia tra interno e esterno per descrivere l'organizzazione del corpo in scena, mi sono imbattuto in una nozione che è stata per me molto importante e che è quella dello schema corporeo, oppure come Sean Gallagher preferisce chiamarlo, del body schematic process. Allora, la prima volta che ho trovato questa nozione è stato leggendo Lambert Oz e il suo libro del 2003, La Décision, l'ho tradotto. Lui a un certo punto, Lambert Oz, scrive: vorrei proporre qui un'idea nuova. Noi siamo fondamentalmente due, cioè ognuno di noi è duplice. I neurologi hanno avuto questa intuizione quasi 100 anni fa, nel momento in cui hanno proposto il concetto di schema corporeo. Cioè, cosa intende per schema corporeo? L'insieme di tutti quei meccanismi motori che si attivano al di sotto della nostra soglia di coscienza. Sean Gallagher dà questa definizione. Cos'è uno schema corporeo? È un sistema non cosciente di processi che regolano costantemente la postura e il movimento. Quindi, oppure un sistema motosensoriale, un sistema di capacità motosensoriali che funziona al di sotto della soglia di coscienza e senza la necessità di un monitoraggio costante. In poche parole, che cos'è, o quantomeno come l'ho capito io questo body schematic process? Il body schematic process organizza tutti quegli atti motori che non sono attivati da un controllo cognitivo esplicito, ma che ci permettono di realizzare un'azione, un'intenzione. Ovvero, se io devo sollevare un bicchiere d'acqua, non devo pensare a quanto il mio braccio si deve spostare, a come il mio busto deve organizzare l'equilibrio, a quanto la mia mano si deve aprire per prendere senza grossi sforzi il bicchiere d'acqua. Ma c'è un sistema che è chiamato appunto schema corporeo, body schematic process, che organizza l'insieme di questi movimenti, perché organizza però l'obiettivo è organizzare l'interazione tra l'individuo e l'ambiente. Non avendo, lavorando al di sotto della soglia della coscienza, della consapevolezza della coscienza, non si può modificare in maniera cosciente, si può modificare solamente attraverso la pratica. Ora, l'esempio più chiaro è quando una persona impara a suonare uno strumento, mettiamo la chitarra, all'inizio è difficilissimo, bisogna pensare a ogni movimento delle dita, dopo un po' creiamo uno schema corporeo adatto alla chitarra e non dobbiamo più pensare a come muovere le dita, ma solo a quali accordi fare, a quale canzone suonare, eccetera, eccetera. Creiamo uno schema corporeo adatto per la chitarra, la stessa cosa per l'automobile o la stessa cosa per quando andiamo in bicicletta, eccetera, eccetera. Ovvero, grazie all'esperienza riusciamo a creare uno schema corporeo che ci permette di fare determinati
determinate azioni. Un altro elemento fondamentale di questo schema corporeo è che aiuta la concatenazione di atti, ovvero appunto io non, la mano non aspetta di arrivare al bicchiere per capire qual è la dimensione giusta per prendere il bicchiere, ma è come se esistesse già un sistema che, migliorando la mia interazione con l'ambiente, ha già calcolato quanto deve aprirsi la mano per prendere il bicchiere. Ora, questo qua è interessante per studiare l'artista sulla scena, proprio perché sulla scena un'attrice o un attore non possono pensare in maniera esplicita a tutte le azioni che bisogna fare, ma deve riuscire a incarnare tutta una serie di programmi motori o sviluppare appunto uno schema motorio che gli permette di realizzare tutta una serie di azioni, ma anche di prendere delle decisioni, perché questa è la cosa fondamentale. Ogni artista della scena sa che molto spesso delle decisioni vengono prese senza uno sforzo esplicito, ma a volte si dice spesso è il corpo che decide, il corpo lo sa. Si utilizza un po' questa dicotomia, ancora una volta, tra corpo e mente, come se il corpo fosse qualcosa di distinto da noi stesso, però proprio per mettere in evidenza il fatto che esiste un sistema che prende delle decisioni al di sotto della nostra soglia di consapevolezza. Quindi questo è già un elemento interessante per descrivere proprio questa differenza tra scena e vita quotidiana. Ma poi ho trovato anche un'altra osservazione che mi è sembrata molto interessante di Pierre Livet. Lui scrive: gli aggiustamenti come i movimenti controlaterali o come l'aggiornamento della posizione del corpo e delle sue diverse parti relative all'ambiente sono richieste sia dall'osservatore che da chi agisce, che da chi realizza l'azione, per sentire i movimenti come intenzionali. Ovvero la sinergia, la coerenza con cui tutto il corpo agisce verso una determinata azione è fondamentale affinché lo spettatore senta questa azione come intenzionale, affinché si arrivi a quel famoso ci credo che per Stanislavski era alla base di una buona recitazione, affinché lo spettatore senta come intenzionale quell'azione. Ora, ovviamente, tutte le ricerche, o una buona parte delle ricerche sul meccanismo di neurone specchio, ci spiega anche come quanto sia importante l'intenzione per la risonanza delle azioni. Però in questo caso questa osservazione sul body schema mi sembra molto interessante per il teatro, proprio perché il teatro, a differenza di altre arti, come per esempio il cinema, nel teatro quasi sempre, o per la maggior parte del tempo, vediamo l'attrice o l'attore nella figura intera. Quindi percepiamo, quasi sempre o molto spesso, percepiamo l'intenzionalità di un'azione nella visione olistica della persona, nella visione olistica della persona che interagisce con un determinato ambiente. Questo che vuol dire, allora? Se riprendiamo le osservazioni di Victor sull'anticipazione dello spettatore, sappiamo che lo spettatore quindi è questa macchina anticipatrice, e che se da un lato è uno strumento attoriale, l'attore e l'attrice possono giocare con questa anticipazione dello spettatore per creare delle sorprese, per creare anche della suspense, per creare delle conferme di certe previsioni, eccetera, eccetera. Dall'altro lato è anche un pericolo. Perché è un pericolo? Se per esempio io sto recitando in una pièce, anche di uno stile realistico, sto facendo una pièce di Ibsen, io sono un attore che recito con un'attrice e so che alla fine della frase di questa attrice che sta recitando con me, qualcuno bussa alla porta e io mi devo voltare per andare ad aprire. Che cosa può succedere? Può succedere che più l'attrice si avvicina alla fine della sua frase, più le mie gambe potrebbero spostarsi verso la porta. Perché si possono spostare verso la porta? Perché il mio schema corporeo, siccome serve proprio a
a rendere la concatenazione degli eventi il più fluida possibile, sapendo che l'azione seguente è quella di alzarmi per andare ad aprire la porta, potrebbe spostarsi lavorando al di sotto della mia soglia di consapevolezza. Però se le mie gambe si spostano verso la porta prima che qualcuno bussi, ho praticamente rovinato la scena, proprio perché l'anticipazione dello spettatore, proprio perché lo spettatore capisce che qualcosa sta per accadere da quel lato. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto se l'attrice o l'attore vanno in scena col body schema quotidiano, si possono creare questi momenti di anticipazione che rovinano la scena. Per questo molto spesso i registi dicono agli attori e alle attrici, dicono conta le azioni, fai un'azione dopo l'altra, non arrivare subito alla fine dell'azione, perché la conoscenza della sequenza d'azioni ovviamente cambia il tipo di azione e cambia anche il processo di una determinata azione. Questo dunque che cosa vuol dire? Vuol dire che l'attrice e l'attore vanno in scena con un body, con uno schema corporeo che possiamo chiamare performativo, che altro non è che una modifica dello schema corporeo quotidiano, ma che serve proprio a controllare in maniera diversa il proprio corpo, ma controllare anche appunto i movimenti controlaterali, i movimenti riguardanti l'aggiustamento della postura, il mantenimento dell'equilibrio, tutti quei movimenti che nella vita quotidiana non sono controllati in maniera esplicita e che non possono essere controllati in maniera esplicita sulla scena, perché sennò penseremmo solo a quelli, ma che quindi devono essere controllati o devono essere riorganizzati differentemente grazie a uno schema corporeo a una modifica del nostro schema corporeo che potrebbe portare verso uno schema corporeo performativo. Ora, la grande domanda è, però, se non possiamo modificare in maniera consapevole lo schema corporeo proprio perché lavora al di sotto della nostra soglia di coscienza, come lo modifichiamo? La risposta è chiaramente legata alla pratica, al training, agli esercizi. Capiamo come gli esercizi, perché gli esercizi a teatro sono così importanti. E capiamo anche la logica degli esercizi, ovvero mettere l'essere umano in una situazione diversa dalle situazioni quotidiane, proprio per allenare il suo schema corporeo a delle situazioni differenti. Ora, per concludere, perché questo si lega alla nozione di spettatorialità incarnata e alla questione della co-costituzione dello spazio scenico? Ovviamente, grazie alle ricerche sul meccanismo del neurone specchio, sappiamo che le nostre percezioni delle azioni sono le percezioni che muovono il nostro sistema motorio. Però ci sono degli elementi molto interessanti anche per quanto riguarda la percezione dello spazio scenico, la percezione dello spazio co-costituito tra attore e spettatore. Questi sono legati un po' alle teorie delle affordances che sono state proposte a Gibson nel 79. L'affordance è la capacità di un sistema o di un oggetto di suggerire il suo utilizzo, ovvero noi percepiamo gli oggetti attorno a noi anche grazie alle potenzialità di azione, anche grazie alla simulazione delle azioni che potremmo fare con quegli oggetti. Però l'equipe di Marcello Costantini nel 2011, proprio durante un nostro convegno, dialoghi tra teatro e neuroscienza, ha presentato un esperimento che ho trovato molto interessante e che provo a riassumere proprio per concludere. Questo esperimento mostrava appunto queste sei immagini che voi vedete, e la prima in alto a sinistra l'equipe di Costantini aveva mostrato che semplicemente guardando questa immagine, ovvero il tavolo con la tazza col manico a destra, chi osserva questa immagine ha un'attivazione del braccio destro. Questo perché? Perché
guardando questa tazza abbiamo una simulazione, anche se non ci muoviamo, abbiamo una simulazione dell'azione di cui avremo bisogno per afferrare quella tazza. La tazza sta all'interno del nostro grasping space. E se vediamo l'immagine sotto, sempre a sinistra, però in giù, la tazza è troppo lontana, la percepiamo come troppo lontana e quindi non abbiamo più questa attivazione della mano destra. Però se nella stessa situazione, come mostrato dall'immagine centrale, inseriamo una figura umanoide, nella prima azione, quella in alto, abbiamo sempre l'attivazione del braccio destro perché la tazza la percepiamo come all'interno del nostro spazio di prensione. Nell'immagine in basso notiamo qualcosa di molto interessante, ovvero la tazza è al di fuori dello spazio di prensione di chi sta guardando l'immagine, però è all'interno dello spazio di prensione della figura umanoide che c'è accanto al tavolo. Quindi chi sta guardando l'immagine, e questo è il dato interessante, ha comunque un'attivazione del braccio destro perché sta simulando l'azione che l'altra persona o l'altra immagine che riconosciamo come persona potrebbe fare con la tazza. Questo effetto, lo stesso effetto non si trova se al posto di un'immagine umanoide c'è una colonna, oppure non si trova se la persona... La figura umanoide, se tra la figura umanoide e la tazza c'è uno schermo trasparente che impedisce alla persona di interagire con la tazza. Quindi in quel caso, pur vedendo la tazza è troppo lontana da dove siamo noi e la figura umanoide sulla destra non può prenderla. E quindi chi osserva quell'immagine che adesso voi vedete a destra non ha un'attivazione del braccio destro. Ora, perché mi è interessato, perché mi è stato illuminante questo esperimento? Perché si legava a ciò che Berthoz e Petit, riformulando l'idea husserliana di Mead Constitution, hanno chiamato co-costituzione dello spazio. E cosa dice? Dice che la mia esperienza dello spazio non dipende solamente dal modo con cui io posso interagire con lo spazio stesso, ma dipende anche da come gli altri interagiscono o possono interagire con lo spazio che co-costituiscono con me. Ovvero io percepisco lo spazio non solamente secondo le mie potenzialità d'azione, ma anche secondo le potenzialità d'azione di chi sta condividendo lo spazio con me. Perché questo è importante per il teatro? Perché se sono uno spettatore, e quindi se sto co-costituendo lo spazio con un attore o un'attrice, sto costituendo lo spazio con un individuo, l'attore, che non utilizza un'organizzazione psicomotoria quotidiana, ma utilizza un'organizzazione extraquotidiana, perché deve far ricorso a questo body schema che abbiamo chiamato performativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'esperienza dello spazio che io sto co-costituendo con l'attore diventa in sé un'esperienza extra quotidiana. Quindi io non guardo solamente in maniera diversa, non ho semplicemente un'esperienza diversa dello spettatore, dell'attore o dell'attrice che ho di fronte, ma io ho un'esperienza diversa di tutto lo spazio, perché lo spazio che sto co-costituendo con l'attore o con l'attrice è legato alla modalità che l'attore e l'attrice hanno di interagire con lo spazio. Ora, questa idea è stata anticipata da un grande regista e scenografo svizzero, Adolphe Appiat, che nel 1921, quindi esattamente 100 anni fa, faceva delle considerazioni sullo spazio vivente e che in qualche modo spiegavano in altri termini, secondo delle immagini artistiche, proprio questo principio. Lo leggo solo per concludere, così poi lasciamo spazio alle domande. Adolphe Appiat scrive: facciamo un esempio. Supponiamo di avere un pilastro verticale quadrato dagli spigoli nettamente marcati. Questo pilastro poggia, senza basamento, su delle lastre di pietra orizzontali. Esso dà impressione di stabilità e resistenza. Un corpo, quindi un corpo di attore o di attrice, vi si avvicina. Dal contrasto fra il movimento di quest'ultimo e l'immobilità tranquilla del pilastro, scaturisce già una sensazione di vita espressiva, che il corpo senza pilastro, il pilastro senza quel corpo che viene avanti, non avrebbero mai ottenuto. Ovvero l'interazione tra il corpo di un attore o di un'attrice e lo spazio crea già quella che Appia chiama una
sensazione di vita espressiva. Ma Appia continua dicendo: inoltre le linee sinuose arrotondate del corpo differiscono essenzialmente dalle superfici piane e dagli spigoli del pilastro, e questo contrasto è già da solo espressivo. Ma ecco che il corpo tocca il pilastro, l'opposizione si accentua ulteriormente, infine il corpo si appoggia al pilastro, la cui immobilità offre a quello un solido punto d'appoggio. Il pilastro resiste. Esso, quindi il pilastro, agisce. L'opposizione ha creato la vita dalla forma inanimata. Lo spazio è divenuto vivente. Ecco, l'idea di Appia di spazio che diventa vivente grazie all'interazione con l'attore e con l'attrice mi ha fatto pensare proprio a questa co-costituzione dello spazio scenico, ovvero per lo spettatore lo spazio diventa vivente, ovvero l'esperienza dello spazio cambia, proprio perché la sta co-costituendo con qualcuno che interagisce con delle routine motorie diverse da quelle quotidiane. E quindi in questo senso lo spazio diventa vivente, ma diventa vivente per chi guarda, per l'osservatore. Io su questo mi fermerei, eventualmente abbiamo anche altre cose da mostrare, però vorrei appunto lasciare spazio per domande, per dialoghi o anche eventualmente per chiarimenti, perché la cosa a cui teniamo molto è proprio lo scambio con voi, è veramente un lusso riuscire a condividere con voi determinate ricerche. Allora, grazie davvero per questo interessantissimo percorso, per questa narrazione che avete fatto. E, per quanto mi riguarda, è stato particolarmente interessante notare come cioè, quello che ho visto è un percorso a tornanti e a intrecci tra le culture teatrali e le neuroscienze, cioè dei rimandi a dei concetti che io conosco e come neuroscienziata, ma anche nella pratica attoriale che ho fatto nella mia vita. E quindi è piacevole notare poi come alcune cose si incastrino tra di loro in una maniera quasi perfetta e si fa fatica poi a volte a spiegare. Ho trovato particolarmente interessante il rimando al concetto di schema corporeo, che di fatto credo sia il fil rouge tra i tre punti che hai individuato, perché se pensiamo anche agli studi proprio di neuroscienze di base su come lo schema corporeo permetta l'interazione con l'ambiente e si modifichi in virtù dell'interazione con l'ambiente, si alimenti continuamente, a partire da proprio il classico esempio dell'uso dei tool fino ad arrivare alle interazioni quotidiane che possiamo avere e quindi anche alla relazione con lo spettatore, nel senso proprio di attraverso lo spettatore, no? Proprio in un senso di co-costituzione. E mentre parlavi pensavo proprio al training attoriale, avendone fatto esperienza, la cosa che io a cui ero arrivata era il parallelismo con l'idea di attivazione fisiologica, di come porti l'attore in uno stato che in maniera grezza da chi fa questo, si dice essere, no, una sorta di amplificazione e prontezza all'azione, allo spazio, all'interazione con lo spazio e con le persone. L'idea che possa entrare in gioco anche appunto lo schema corporeo è, secondo me, particolarmente interessante. E, al di là di questo, non so se vuoi aggiungere, poi lascio lo spazio agli altri. No, volevo solo dire che lo schema corporeo è interessante anche perché ci fa capire perché di fronte a una pièce di danza indiana, pur non condividendo quasi nessun legame né culturale o neanche, pur non condividendo nessun codice, cioè non so ogni mudra a cosa corrisponde, io vedo un corpo che mi muove, io vedo un corpo a cui credo,
E allora uno dice, però se non c'è una coerenza tra lo schema corporeo o i programmi motori che io conosco e i programmi motori della danzatrice, come faccio a essere così attratto? Come faccio a sentire queste azioni risuonare nel mio corpo? In realtà una delle idee che mi sono fatto è che la sinergia di un corpo che si muove in maniera coerente verso un obiettivo viene percepita da chi guarda come intenzionale, anche se non si condividono gli stessi programmi motori, gli stessi codici motori. Ed è per questo che una pièce di danza ci tocca o ci muove, pur non sapendo danzare, oppur non avendo le stesse routine neuromotorie. Quindi, tra le altre cose che mi interessavano dello schema corporeo era proprio anche questa sua trasversalità alle diverse discipline. Grazie. Allora, lascio lo spazio alle domande, vedo che ne abbiamo già due. Vittorio Gallese e poi Chiara Cappelletto a seguire. Raffaella, se puoi attivare chi non è ancora relatore, grazie. C'era prima Chiara. Ok, allora Chiara Cappelletto la attiviamo per farla parlare. Grazie, Vittorio, come vuoi. Io... Allora, comunque, se c'era prima io, grazie intanto ai relatori. Sarò... Tutto quello che avete detto mi interessa molto, sia, diciamo così, l'idea di una sorta di drammaturgia spettatoriale di cui parlava Vittorio Iacono prima, che mi sembra speculare e coerente con quello che invece diceva Gabriele rispetto, e che ritrovo anche in tutte le cose che ho avuto il piacere di leggere sue, dell'intenzione di mostrare, no? Cioè il punto, quello che fa l'attore non è mostrare, ma mostrare l'intenzione di mostrare. La mia domanda è, come secondo voi, non so se anche Vittorio magari su questo ha qualcosa da dire, come questo è... traducibile, raccontabile sperimentalmente, perché se io devo immaginare un esperimento in cui io alla fine quello che devo mostrare non è l'identità dell'azione con se stessa, non è la corrispondenza dell'intenzione all'azione, ma è l'opposto, cioè la dualità interna all'azione, è la, se vogliamo, è la finzione, che non è ovviamente il falso, ma è la costruzione di un'azione su due tappe, diciamo così. Com'è che in questo le neuroscienze sperimentali, non semplicemente tutto quello che noi abbiamo imparato dal punto di vista della teorizzazione neuroscientifica, ma com'è che si può immaginare uno setting sperimentale che guardi a questo? Questo per me è una domanda che mi porto dietro da tantissimo tempo, forse manco di immaginazione, ma non riesco a immaginare come. E questa non è solo una domanda pratica, perché il punto è, ma allora c'è un punto di non dialogo tra un'indagine qualitativo-descrittivo fenomenologica come è quella delle scienze umane e una alla fine sperimentale quantitativa come quella delle neuroscienze sperimentali? È una buona domanda, non so se Victor ha delle risposte. In realtà è da tanto tempo che pensiamo dei setting scientifici che possono permetterci una cosa del genere, soprattutto che possono evitare di mediare tutto tramite uno schermo, perché una volta che utilizziamo lo schermo questa dilatazione dell'azione non ha più senso, perché non esiste uno spettatore ma esiste una telecamera, e che quindi non ha lo stesso impatto che può avere uno spettatore su un attore o un'attrice. Ci sarebbero tanti, dipende sempre dalle tecnologie che si hanno a disposizione. Si possono utilizzare l'eye tracking, perché con l'eye tracking si può in certo senso
capire lo spettatore come segue determinate azioni e quindi come le anticipa, per esempio, perché proprio osservando lo spostamento degli occhi si capisce anche come stiamo, o si potrebbe capire come stiamo anticipando. Però ancora una volta, questo qua è semplice quando abbiamo uno schermo, è complicatissimo quando invece vogliamo fare dal vivo. Ora, è necessario o non è necessario farlo dal vivo? È una bella domanda. Per me rimane necessario. L'esempio è questo articolo di Patrick Haggard con anche Corinne Viola, che è una mia cara amica, quindi non è una critica, è un esempio quello che voglio fare, del 2011, Towards... Neuromotor Aesthetic of Performing Arts, o qualcosa del genere, in cui si provano proprio a capire come lo spettatore percepisce una pièce o un momento di danza, però sempre attraverso un video, sempre attraverso uno schermo, e arrivano alla conclusione che lo spettatore si attivava di più quando vedeva dei danzatori che saltavano, e arrivano con questa frase che trovo anche interessante dal punto di vista simbolico, in cui scrivono choreographer could neurotarget their performances, cioè coreografi potrebbero neurodirigere le performance secondo questi dati, che non vuol dire assolutamente niente, perché non è che adesso i coreografi mettono degli spettacoli dove tutti iniziano a saltare, però ancora una volta è interessante, perché fa capire come sia estremamente difficile ridurre a un setting sperimentale un'esperienza così complessa, che è quella della copresenza, co-costituzione di uno spazio tra un'attrice e una spettatrice, tra un attore e uno spettatore. Ora non so se Victor aveva altre... No, cioè, per me ovviamente è interessante, perché appunto si è stato fatto un menzione al training, magari sarebbe interessante avere dei setting sperimentali dove si può mettere degli spettatori ovviamente davanti a degli esercizi di training. Perché uno si può controllare meglio quello che accade, si può anche ripetere, mantenendo però il lavoro dell'attore dal vivo davanti allo spettatore. Però poi bisogna vedere anche in che modo misurare appunto l'attenzione dello spettatore, e questo, secondo me, gli strumenti che ci sono ancora invasivi. Magari Vittorio Gallese ci può dare degli spunti anche in questo senso, ma secondo me ancora gli strumenti che ci sono appunto sono abbastanza invasivi da poter magari poi influire anche sulla questione del controllo dell'esperienza dello spettatore in questo senso. Grazie, allora lasciamo la parola a Vittorio. Allora, innanzitutto volevo ringraziarvi moltissimo, perché in questa ora o poco più siete riusciti a condensare una quantità di stimoli incredibili. È stato veramente molto interessante seguirvi. Abbiamo a che vedere con qualche cosa, non voglio dire di impossibile, perché sennò non saremmo qui, ma di estremamente complesso. Cioè, in qualche modo, quello che noi cerchiamo di fare è il matrimonio tra due artificialità. Esatto. Cioè, l'artificialità del teatro e l'artificialità dell'esperimento e del laboratorio. E questo complica enormemente le cose. Io ho, tra le moltissime sollecitazioni che ho avuto dai vostri due interventi, ne metto sul tavolo due, che secondo me forse potrebbero essere dei punti di attacco per un ipotetico, diciamo così, sviluppo sperimentale, essendo consapevoli di tutte queste problematiche. Perché poi, cioè, quando parliamo di teatro, parliamo di una costellazione enorme. Cioè, parliamo di
testi diversi, legami tra testo e performance che possono essere più diversi o possono addirittura rinunciare al testo. Parliamo anche in una fedeltà al testo di stili, di messa in scena di questo testo estremamente diversi. Io nella mia piccolissima esperienza di spettatore, quando andavo a teatro con regolarità, ahimè, molti anni fa, in una stessa stagione mi capitava di vedere Alberto Lupo che recitava Eugene O'Neill. Nella stessa stagione mi trovo di fianco legata alla poltrona Judith Malina in uno spettacolo del Living Theater. Poi magari la volta successiva c'è Carmelo Bene che fa l'Amleto dopo la Forg. Cioè o Romolo Valli che fa Pirandello o Boazzelli che fa il Galileo. Ecco, sono i primi nomi che mi vengono in mente. Sì, è tutto teatro, è tutto grande teatro, ma stiamo parlando di realtà non so quanto commensurabili. E se ci spostiamo in platea, la questione resta altrettanto complicata, perché chi è lo spettatore? Non c'è lo spettatore medio, cioè non c'è l'uomo medio di cui va alla disperata ricerca il Vittorio Gallese neuroscienziato, commettendo tra l'altro un primo errore clamoroso, perché noi cerchiamo di uniformare i soggetti, devono essere tutti con lo stesso livello di istruzione, visione normale o normocorretta, non precedenti neurologici o psichiatrici, possibilmente destrimani, perché così facciamo meno casino con le lateralizzazioni emisferiche. E poi ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua identità, e ci sono molti esperimenti che la volta rara che vogliono mettere a fattore non l'uomo medio, ma l'individuo, la persona con la sua storia, noi vediamo anche in risposta alle emozioni soggetti che ti danno la stessa risposta cognitiva attivando parti del cervello completamente diverse. Quindi, vabbè, lo sappiamo, è difficile. Allora, l'intenzione dilatata, da un lato, e questa chiusa bellissima su Appià, e cioè il ruolo del contesto, forse potrebbero essere due punti di aggressione, perché il problema che io ho sempre, costantemente, noi abbiamo sostenuto, ed è una tesi che non è nostra, ma lo dice già Dewey in Art as Experience, se vogliamo capire l'arte, mettiamo tra parentesi lo statuto, facciamo questa epoca dello statuto artistico, perché un'immagine resta un'immagine, un corpo che si muove rimane un corpo che si muove, ma rimane la specificità. Cioè, io non vado a teatro per vedere delle scene della vita quotidiana, per quello mi basta uscire per strada. Io vado a teatro a cercare qualcosa di specifico, di particolare, che solo il teatro da millenni, è il motivo per cui il teatro è ancora lì, è ancora vivo, è perché mi dà qualcosa che la vita reale non mi dà, un'artificazione, un rendere le cose speciali, dire l'indicibile, rendere visibile l'invisibile. Allora il punto è, anche sostenendo come io ho sostenuto che noi mettiamo in campo le stesse risorse, quelle che usiamo nella vita reale le mettiamo in campo anche quando ci sediamo in platea, però queste risorse vengono in qualche modo controllate, dirette, programmate, manovrate dall'attore e dal regista in un modo particolare, e qui c'è il regista, l'attore, lo scenografo, la musica, il testo, il contesto, l'ambiente, la sala anche, perché da una sala all'altra, da un ambiente all'altro, la mia esperienza del teatro è molto diversa. Allora, per me, il quesito dei quesiti è cercare i correlati di questa specificità. Allora, quello che dicevate sulla intenzione dilatata, e cioè come un movimento per essere naturale sul palcoscenico deve essere artificiale o innaturale, e Barba anche addirittura parla della costruzione del corpo dell'attore prima della, adesso non ricordo il termine esatto, preespressivo, ecco questa preespressività,
Secondo me questo è uno dei punti su cui possiamo lavorare. L'altro è quello della scenografia, perché effettivamente un corpo senza il pilastro con cui si confronta non è lo stesso corpo, e quindi la stessa azione in un contesto scenografico diverso verosimilmente mi fa vedere delle differenze anche nel corpo e nel cervello di chi guarda. Io la butto lì, cioè sto pensando a voce alta sulla base delle vostre stimolantissime sollecitazioni, ma dobbiamo toglierci dalla testa che noi risolviamo il mistero del teatro con il laboratorio. Questo, noi, se possiamo aggredire alcuni aspetti riducendo di volta in volta le variabili, cercando di mettere a fuoco degli aspetti che possono essere in qualche modo portati in laboratorio, perché anche portando in laboratorio in teatro cambia poco. Facciamo sempre, noi abbiamo fatto un esperimento in un cinema di Berlino, il fatto che fossimo al cinema non lo rendeva meno un esperimento e quindi meno artificiale. Scusate, ho parlato anche troppo, ma la mia veemenza è proporzionale in maniera diretta agli stimoli che ci avete dato, per cui vi ringrazio ancora, grazie. Victor, vuoi rispondere tu? Che avevi... No, sì, per me è molto interessante tutto questo. Innanzitutto mi attacco all'ultimo punto sull'importanza del contesto. In un certo punto stavo pensando al mimo. Ecco, in questi giorni stavo facendo vedere il lavoro di Jean-Louis Barrault agli allievi, ovvero l'arte del mimo che riesce con l'azione a creare il contesto che non c'è, cioè a creare anche una struttura che non c'è, e questo per me è molto interessante, e anche convincere lo spettatore che guarda che lì c'è una struttura che non c'è, ma proprio attraverso le tensioni, no? e le azioni, la propria corporealità. Per me questa è una cosa molto interessante, non per dire che la questione del contesto non è importante, anzi è molto molto importante, secondo me, soprattutto anche se si parte, per esempio, non lo so, ma penso che un libro interessante, per esempio, Architecture and Embodiment di Malgrave, no? Ci dà delle idee molto interessanti in questo senso. Senz'altro, sì. No? Poi stavo pensando alla questione di quello che diceva anche Vittorio riguardo a... Ma ci sono tante varietà. Allora, io ho appena, in questo momento c'è in scena uno spettacolo mio che io ho scritto ho diretto, insomma, con la Compagnia Nazionale di Teatro Maltese, ed è un musical, tra l'altro, ed è anche un musical site specific, cioè in un sito, in una vecchia prigione militare inglese. E la cosa interessante è appunto dirigere il lavoro in questo contesto qua, perché è chiaro che io non so, come regista, io non so mai qual è la preparazione culturale dello spettatore che viene, figuriamoci la predisposizione psicofisica dello spettatore, cioè in che umore è, se ha litigato con la moglie prima di venire, cioè io non so niente di questo spettatore, però dirigo l'attore, e dirigo l'attore anticipando quello che potrebbe essere la risposta dello spettatore. Adesso io non dico che perché io lo faccio io so che cosa c'è dietro, figuriamoci. Non dico questo, ma per me è molto interessante come regista capire che cos'è che so io, cioè come faccio io a poter immaginare uno spettatore che non conosco e dirigere l'attore in modo tale da poter mettere in scena un'azione efficace che commuove lo spettatore. Perché io, il mio lavoro proprio da regista dipende dalla mia capacità di farlo questo. Ovviamente, se succede sempre, per carità, certo che no. E se si vede, se ci sono, no, più riprese lo spettacolo,
se tu stai attento, vedi, uno spettatore reagisce in un modo, in un altro ancora. Che ci sono delle serate che il gruppo di spettatori anche creano, e lì magari ci sarebbero anche altri studi, no? dei gruppi, no? Della complessità della cognizione dei gruppi, che un giorno hanno questo effetto sull'azione che c'è in scena e un altro giorno ne hanno uno diverso. Però appunto il mio lavoro dipende da questa capacità, e anche il lavoro dell'attore dipende dalla capacità ogni volta di cercare un'azione che abbia l'efficacia, nonostante non conosca lo spettatore, di prepararsi e di attivare un certo senso di complicità, se vogliamo chiamarla così, dello spettatore, e di commuovere lo spettatore. Cioè, come facciamo, per esempio, ci sono determinate canzoni in questo musical che sempre la gente torna e dice: ah, ma mi ha veramente commosso, quello è stato il momento più importante, quello è stato più... ma perché? Semplicemente perché, perché ha detto delle parole importanti o interessanti? Anche no, perché un altro attore non bravo quanto questo, anche se gli dai in mano il testo più commovente, eccetera, questo lo fa a pezzi e tu lo vorresti buttare fuori dalla scena. Ecco. Io vorrei solo aggiungere una cosa, ringraziare prima di tutto il professor Gallese, perché anche i suoi feedback mi darebbero da parlare per tanto tempo, e spero di trovare altre occasioni appunto per analizzare bene alcuni punti. Volevo però puntualizzare, volevo però dire una cosa: per me è molto importante che le culture teatrali e le scienze cognitive condividano domande più che risposte. Ora, può sembrare una frase retorica, però se noi chiediamo alle scienze cognitive di spiegarci come funziona il teatro, siamo probabilmente condannati a un continuo fallimento. Quello che mi sembra interessante è capire quali domande le culture teatrali possono condividere con le scienze cognitive, cioè come ognuno con le proprie metodologie, ognuno con i propri strumenti possono lavorare su delle domande comuni. Pienamente d'accordo. A partire da questo anche immaginare gli esperimenti. Faccio un solo esempio che potrebbe essere stupido, anche perché non sono aggiornatissimo sulla letteratura scientifica, però io, quando mi sono interessato, soprattutto durante la mia tesi, di creatività, ho trovato che tanti studi scientifici sulla creatività si fondavano o su capacità linguistiche, oppure su giochi di carte, oppure su giochi di numeri. C'era un'idea di creatività molto, molto astratta, in realtà. E la mia sorpresa... È il veleno del cognitivismo classico. Esatto. E la mia domanda è... tutto nella testa, nel corpo non c'è niente. Esatto. Non hanno capito niente. Era esattamente la mia domanda. Oggi parliamo di attenzione incarnata, di percezione incarnata, di immaginazione incarnata e tutto il resto. La creatività incarnata, l'embodied creativity, è ancora una prospettiva per quello che ne so io, da studio di teatro, non mi sembra ancora esplorata nella sua completezza, cioè come il corpo come il corpo può essere considerato l'organo della creatività e non solo la mente e non solo il cervello. E in questo caso lì direi quale soggetto più utile per fare questo tipo di ricerca se non l'attrice, l'attore, il performer, eccetera, eccetera. A partire da una domanda, per esempio, sulla creatività incarnata, potremmo sviluppare o pensare dei protocolli sperimentali. Credo che questo zitto, perché ci sono altre domande, e qui, come dicevi tu, diamoci del tu, mi raccomando, miei professori. Secondo me, una cosa che continua a ripetermi un'amica, che è un artista che lavora a Milano, è la clamorosa importanza dell'errore per la creatività. Quindi
è un tema interessantissimo quello che suggerivi, è proprio il processo di arrivo al momento creativo attraverso la ripetizione di pratiche che in qualche modo hanno degli errori e che poi solo alla fine ti portano a una sintesi che dice ecco, adesso ci sono. E quello solo l'artista sa dire quando è arrivato, perché ha una conoscenza intrinseca, implicita, che non è sicuramente declinabile in termini di teoria dei giochi o di decision making, che è il verbo comune in tutta quella letteratura che citavi tu e che secondo me ci porta totalmente fuori strada. Sì. Vedo che ci sono altre due domande, c'era Natalia Gozzano prima e poi Paola Perfetti. Buonasera e grazie di questa possibilità. Allora colgo subito l'occasione per salutare Gabriele e Victor, ci eravamo conosciuti qualche anno fa a un workshop a Bataville in Francia, molto, molto bello. E io devo dire che più che delle domande ho un entusiasmo da condividere, nel senso io sono una storica dell'arte con interessi in ambito di danza, perché insegno all'Accademia di Danza e quindi quasi gioco forza. Poi mi è venuto di interessarmi anche di neuroscienze. Quindi dicevo, l'entusiasmo perché mi sembra che dalla vostra presentazione veramente splendida, nel senso ricca ma sintetica, con tanti stimoli ma anche precisa, siano venute fuori ancora una volta le evidenze di una relazione con l'arte in generale, che è una relazione corporea, nel senso che anche gli esempi che prima ci hai fatto vedere, l'immagine della spettatrice che guarda il quadro di Van Gogh, e naturalmente questo per dire che è un tipo di rapporto che non può essere messo sullo stesso piano di quello in cui c'è un altro essere vivente, l'artista è un essere vivente, d'accordo. Però quest'ultimo esperimento che ci hai fatto vedere di Marcello Costantini, che non conoscevo, trovo veramente entusiasmante, è ancora una volta una dimostrazione che davanti a un'immagine, quella poteva pure essere un'opera d'arte, quella ricostruzione a computer, noi ci attiviamo corporeamente, cioè la nostra reazione, seppur a livello, come dire, appunto potenziale, ma è comunque una reazione corporea. Quindi quello che voglio dire, su questo, come dire, balbetto soltanto quello che ho letto degli studi di Gallese, che per me sono stati chiaramente fondamentali, è quanto forse ancora non sia così appunto forte la cognizione, la percezione dell'importanza del nostro coinvolgimento. Una delle cose che dicevate, che puramente mi interessa molto, è quella dell'anticipazione. Il nostro cervello anticipa, noi siamo appunto, si è evoluto per anticipare, ma questo pure ha questa ricaduta corporea, perché quando io guardo un dipinto con delle immagini o delle figure, io anticipo quello che, cioè mi immagino il prima e il dopo, chiaramente in un determinato tipo di figurazione, quindi è un'ulteriore conferma del nostro coinvolgimento corporeo vitale, cioè noi non guardiamo quell'immagine come un'immagine ferma, la guardiamo come un'immagine che si muove. Quindi in questo punto, ripeto, non faccio altro che dirvi grazie di queste vostre questi vostri interventi, ma mi sembra dal punto di vista della storica dell'arte che sia importante ribadire questa cosa, che forse non è così, così presente a molte persone, che hanno invece appunto un atteggiamento, secondo me, troppo passivo davanti all'opera d'arte, che io non dico che bisogna mettersi a ballare, però un pochino anche. Grazie. Scusate, intervengo solamente perché mancano pochi minuti e ci sono tante domande. Roberta suggeriva magari di fare una carrellata di domande per dare a tutti la possibilità di farle, molto concise e sintetiche, e poi voi rispondete globalmente in qualche modo, se va bene.
Sì, se sforiamo anche di qualche minuto non succede niente. Se per i nostri ospiti non è un problema sforare qualche minuto, certo. No, ok, super, grazie. Allora, sentiamo poi la domanda di Paola Perfetti. Paola? Niente, passo la parola ad Anna Wojcicki. Can you hear me now? Yes. Yeah. Okay, good. Hi. is it okay if I speak in English? Yes. Yes. Yes, yes. Okay. I'm joining you from Austin, Texas today, and I really loved your talk. if I misunderstood something, forgive me. But I have some questions about this idea of changing this sort of automatic corporeal schema through practice, through, you know, the director and actors working with each other to prepare a performance so that the result is a non-quotidian experience, right? I'm wondering if you could give some examples of that, like micro readings or histories of particular embodied performances could really flesh that out, so to speak. What would that look like? And to what extent does it change the corporeal schemas of the, or schemata of the audience members? Like, how long do they last? How long can we retain them? I mean, is it something that just happens in the moment, or does it totally remake our quotidian reality? Does that question or set of questions make sense? Mm-hmm, yes. Okay. Can we answer in Italian, or do you prefer we answer in English? Oh, Italian's pretty good. Okay. Yeah. Okay, so we will answer with the other. Thank you. Okay. Ok, poi c'è una domanda da Roberta e forse ancora Vittorio, a meno che non abbia la mano alzata da prima. No, no, non riesco a cancellarmi. No, basta, okay. Io ho parlato anche troppo. Allora, Roberta. Allora, io parlo dalla parte delle culture teatrali. Ringrazio molto entrambi, ho ascoltato c'è un momento di confronto e condivisione di quelle che sono anche le fondamenta delle nostre discipline. Lavoriamo tutti, cioè veniamo tutti e tre dalle culture teatrali, nel senso che infatti c'è una ripresa di tanti riferimenti della pedagogia teorica novecentesca. Vorrei spendere una parola che ancora nel dibattito non abbiamo enfatizzato, invece era molto importante soprattutto nella parte di cui ci ha parlato Victor Iacono, cioè immaginazione. La questione dell'immaginazione, il legame fra l'immaginazione e il corpo è davvero fondamentale, lo sappiamo, già Stanislavski ci parlava del muscolo dell'immaginazione, no? Io intanto volevo dirvi che mi avete stimolato a riguardare non so se lo conoscete, volevo segnalarvelo, questa classe magistrale proprio su rehearsal and imagination, quindi mi incuriosisce molto la citazione del saggio, di questo nuovo saggio del 2021. È bellissimo, mostro sempre a volte ai miei studenti una classe magistrale di Peter Brook che si intitola Il funambulista, che si trova su Vimeo, che è proprio volta a mettere a fuoco questo discorso attraverso le prove. Considero molto interessante questa questione delle prove, del rehearsal. È bella perché mi avete stimolato a riguardarla rispetto al fatto che non c'è solo il maestro e l'allievo che deve immaginarsi di camminare sul filo, quindi tradurre l'immaginazione in azione, ma c'è tutto il pubblico degli altri allievi. E c'è un discorso forse che si può fare sulla co-creazione di questo spazio che è fatto di immaginazione e azione. Questa era una cosa, ma quello che invece volevo interrogare e chiedere, forse soprattutto forse Gabriele e Sofia, cioè io sono un po', cioè sento qualche disagio, qualche sul fatto del restituire una
continuare a mettere una tale centralità sulla categoria quotidiano e stracotidiano, che è una categoria che ci viene da Eugenio Barba, che ci viene dall'antropologia teatrale di Barba, che è una categoria molto comoda, molto funzionale, molto efficace, sia per un quadro più generale dell'idea che il teatro è un'azione fatta d'arte, che è una realtà fatta d'arte, che voi avete detto, realtà fatta d'arte, quindi artificazione, ma funziona molto bene là dove c'è un'alta formalizzazione dell'arte dell'attore. Quindi sulle arti orientali, sull'alta formalizzazione delle arti dell'attore in Occidente, là dove c'è un training forte, nella danza, nel terzo teatro, eccetera. Però oggi, oggi come oggi, queste stesse domande che ci stiamo ponendo sul gioco dell'immaginazione, sull'attore che gioca con l'immaginazione degli spettatori, sulla drammaturgia, oggi che è vero che il teatro, come ha detto Vittoria all'inizio, è tantissime cose diverse, tantissime pratiche diverse, però è vero che abbiamo un accento forte su pratiche che diciamo che andiamo in una direzione performativa, intendendo una dimensione di, diciamo, di status di performatività che non funziona più su quell'asse che separa in maniera così netta quotidiano e extraquotidiano. Funziona anzi su una scommessa per cui le arti performative sono le arti, e qua riprendo eco come ce l'ha proposto Victor Iacono, dove proprio che nello stesso tempo istituiscono la separazione quotidiano extraquotidiano per poterla continuamente rompere, perché portiamo sulla scena inserti di realtà, perché lavoriamo alla boa, al teatro dell'oppresso, facendo la finzione che poi lo spettatore può intervenire e trasformarla in sua proposta di finzione. Perché in qualche modo, quindi, secondo me, mi chiedo, ma non ho la risposta, cioè semplicemente una domanda che mi è venuta ascoltandovi, se il vecchio, anche questo è un vecchio concetto, quello di liminalità, però un concetto dove pensiamo il teatro come liminalità, che per me è un po' il concetto di liminalità che viene da Turner, non spezza così nettamente quotidiano e stracotidiano, perché dice che nella liminalità c'è una polarità che si gioca sempre fra la liminalità e lo spazio dove, fra virgolette, il quotidiano può essere reimmaginato, riconfigurato, rimodulato e poi torni. Non so se, ma in questa fluidità e scambio dove c'è. Ecco, non lo so, quindi ho qualche dubbio, cioè in questa cornice finzionale che è il teatro, oggi molte estetiche giocano a entrare e uscire continuamente e quindi e molte estetiche portano sulla scena corpi non costruiti, non schemi corporei, eppure il gioco con l'immaginazione, il gioco con lo spettatore funziona lo stesso. Quindi non sono, mi chiedo se... non so, sfidarsi a guardare, non a buttare via quelle categorie, però anche a interrogarsi, ne potrei fare a meno, potrei, non so, scusate, mi rendo conto che certo adesso non si può rispondere, però era per dialogare, per dire cosa. Grazie. Certo, grazie mille. Ci sono altre domande o iniziamo con le risposte? A voi la parola. Victor, come vogliamo fare? Faccio io tutte le risposte e poi tu, oppure prendiamo domanda per domanda? Victor, non ti sento. Allora, forse domanda per domanda. Ok. Ma non sentitevi obbligati a rispondere a tutte? No, magari quelle che a voi sono più... Cioè, io Allora... Anzi. Proporrei, iniziamo proprio da quest'ultima domanda e poi arriviamo fino a passiamo da Anna e poi a Natalia. Ok? Allora vuoi cominciare tu? Come vuoi. No, vabbè, vai. Allora, Roberta, così è molto interessante la
l'appunto che tu fai, ed è anche vero, cioè nel senso le categorie tra quotidiano e extra quotidiano, come altre definizioni che sono state date nell'ambito dell'antropologia teatrale, sono dei termini, per usare una formula di Julia Varley, semplici e sbagliati, cioè nel senso che ci fanno capire determinate cose, ma non si possono utilizzare sulla totalità delle pratiche performative. E quindi è chiaro che quando mi trovo a parlare con, per esempio, con degli attori che fanno in Francia, mi trovo spesso a parlare con degli attori che fanno match di improvvisazione teatrale. Scusate. E chiaramente per loro il fatto di conoscere la sequenza delle azioni porta, è una nozione che secondo loro, che fanno dell'improvvisazione, dei match di improvvisazione, il loro mestiere, è una questione non vera. Quindi esistono certamente delle forme artistiche che spingono ai bordi di questa differenza, o che proprio la superano, e quello è pure interessante, pure la bellezza del teatro. Quello però che mi interessa dire è che in realtà non è nemmeno una cosa nuova, cioè nel senso, quando studiamo, come mi sono trovato a studiare un attore, Giovanni Grasso, di tradizione ottocentesca, capiamo che la gran parte del suo potere attrattivo sul pubblico derivava dalla sua persona più che dal personaggio interpretato. Cioè lo spettacolo va a vedere la persona, non il personaggio, e quindi va a leggere dove è andato a cena, dopo che ha recitato e dopo che ha incontrato Lugnier Po a Parigi, eccetera eccetera. Quindi c'è, per usare una formula di Meldolesi, una confusione tra vita e teatro che è paragonabile anche a quello che oggi alcuni artisti provano a fare con la performance. Ovviamente poi forse dal punto di vista estetico non c'è niente di più lontano tra un attore della fine dell'Ottocento e un performer di oggi, però se dobbiamo concentrarsi sulla differenza tra quotidiano e extra quotidiano, anche lì c'era un problema, nel senso che era il quotidiano faceva parte dello spettacolo e faceva parte dell'attrattività e quindi dell'esperienza dello spettatore. Quindi io sono totalmente d'accordo sulla necessità di relativizzare la differenza tra quotidiano e extra quotidiano, e forse spostarsi, ma questa è una proposta, sulla necessità o meno di stimolare l'attenzione di uno spettatore. Cioè la differenza non è tanto tra organizzazione quotidiana e organizzazione extra quotidiana, ma la differenza è un essere umano che sta facendo che sta abitando la sua vita quotidiana, e un essere umano che invece è costantemente impegnato a stimolare l'attenzione di qualcun altro. E in questo caso allora anche il performer o anche le forme teatrali più marcatamente performative possono, anche in quel caso mi pongo la domanda su come cambia la sua intenzione, come viene dilatata l'intenzione delle sue azioni, e passo la parola a Victor. Allora, è interessante perché io sono andato col pensiero forse da un'altra parte, ma forse no. Nel senso che quando pensiamo all'arte, qualsiasi forma d'arte, ancor più al teatro, stiamo pensando a un'attività di una complessità enorme. Tra l'altro, com'è la cognizione, un'attività di complessità enorme, cioè è una multimodale, multisensoriale, insomma, che vuol dire l'idea della complessità è che ci sono tante cose che sono connesse e che sono attive allo stesso tempo, che è molto difficile, no? Di panare, estrarre l'una dall'altra.
Perciò quando si va a teatro c'è anche la convenzione culturale che dice allo spettatore: adesso tu ti siedi qua e stai buono, stai attento, stai zitto, ti devi comportare in un certo modo, e tu lo sai che lì in scena adesso, no, avverrà una cosa che non so, divertente o che è interessante, ma guarda che non è reale, guarda che quello non lo sta ammazzando veramente, va bene? Guarda che quelli non si amano veramente. Eppure se tu non ci credi a quello che succede in scena, esci fuori col muso lungo e dici, va, insomma, dilettanti, va. No? Cioè, questo è interessante, secondo me. Al di là, sì, che ci sono degli stili di teatro dove tu vai in scena, guarda, io non sono un personaggio, io sono Victor, vengo qui a raccontarvi la mia storia, ma anche lì, per poterlo fare, cioè per raccontare, io devo tenere la tua attenzione in un certo modo, io devo usare la voce in un certo modo, io devo anche porre il mio corpo in un certo modo per poterti portare in un certo senso. Un altro articolo che adesso non mi ricordo più gli autori, non so se lo sto facendo tempo a trovarlo molto velocemente, molto probabilmente no, perché, ma se per esempio si parla dell'embodied cognition nell'educazione. E cos'è l'embodied cognition nell'educazione? Cioè, che dice, guarda che usa i gesti quando spieghi una cosa, fai muovere gli studenti, no? Muoviti anche tu, cioè non stare lì, no? A semplicemente a spiegare, ma metti in moto. Cioè, che cos'è che mette in moto poi questo movimento, questo gesto, questa modalità della voce? Mette in moto qualcosa che, secondo me, ecco, sta a un livello d'organizzazione che è diverso da quello culturale. Per questo io ho fatto anche la distinzione tra livello culturale semiotico, dove sì, viene messo in atto appunto la decodificazione di quello che vedi. Non è che, no, Meyerhold con tutta la sua attività, i suoi scivoli, eccetera, eccetera, cioè, c'erano lo stesso delle parole, cioè gli attori dicevano delle cose che venivano codificate nello stesso modo in cui viene decodificato il linguaggio, ma c'era un altro strato attivo lì, e quello strato quello che a noi interessa. Adesso, chiaro che Barba lo chiama il preespressivo, perché gli strumenti di Barba quali sono? È uno strumento appunto etnografico, comparativo, cioè prende dei comportamenti fisici in scena tra culture diverse teatrali e sta cercando di trovare dei pattern, delle configurazioni che ritornano. Noi invece stiamo cercando dei pattern che ritornano ai livelli ancora più difficili da comprendere, ovvero a livello neurofisiologico. Ma è per questo che è interessante per noi tutto questo. Non è che noi, ecco, per questo è interessante, perché appunto è interessante per noi leggere di un corpo che non si vede e non si sente. Eppure, scoprendo che c'è questa materia, che tutti ci sono questi processi in atto, per noi cambia molto, no? E dunque io, che ne so, sto lavorando con Joseph su una scena, su un monologo con la mela in mano. C'è questo personaggio, dico, una mela. Pare il mondo nella mano di Dio. E io, ma che dico il mondo? Cioè, no? Il mondo è un niente, dice, eppure su questo niente le autorità maltesi a me, che sono un piccolo verme, no, non mi facciano tornare a casa. Questo è un personaggio storico esiliato in Egitto. Non mi facciano tornare a casa. Adesso è chiaro che tutto questo monologo può essere poetico, quello che vuoi, no? Il verme, l'ape, no? Io no, non sono un verme, anzi sono un'ape, perché so a che cosa andrà, so come andrà a finire con la mia puntura. Ma tutto questo non funziona. Tutto questo non funziona se l'attore non viene messo seduto sul letto con una certa determinata luce, e se con questa mela
e con la propria mano l'attore non fa determinate azioni. Cioè, che cos'è che danno in più queste determinate azioni? La postura dell'attore, l'uso delle dita, il modo in cui ruota. Cioè, che cos'è? È una semplice illustrazione? Oppure è qualcosa che coglie in un modo che magari lo potremmo anche fare nella vita quotidiana quando raccontiamo, cioè, c'erano i racconti. I racconti, anche il racconto, no? Il racconto non è una semplice... Allora, c'era una volta... raccontare non è leggere su un libro la parola stampata, ma raccontare è attivare un corpo in un certo modo da poter attrarre l'attenzione del spettatore in un altro modo. E porre la propria attenzione e la propria posizione verso l'azione in un certo modo. E allora, sì... cioè, non so se chiamarlo extraquotidiano, forse non è neanche importante più questo, ma sicuramente organizza, ecco, per me è molto più interessante parlare di livelli di organizzazione e di modalità organizzative, organizza la nostra attenzione, organizza la nostra esperienza sensoriale, anche posturale, e stiamo forse capendo con un po' di cognition che sta organizzando anche dei processi interessanti, dei processi che laddove pensiamo di stare guardando e comprendendo con una mente, noi invece ci stiamo muovendo. Questo è molto interessante, secondo me. Ok, passiamo alla risposta a Anna, se sei d'accordo, sì. Victor? Ok, vai. Cerco di andare rapidamente. Anna, quindi do la risposta in italiano, se c'è qualcosa che non è chiaro mi blocchi e te lo provo a dirlo in inglese. Quindi, se ho capito bene la tua domanda, chiedevi essenzialmente due cose. Uno degli esempi concreti di questo body schema performativo e secondo, se questo può avere un'equivalenza nello spettatore, quanto può durare? Se ho capito bene, sto cercando appunto di sintetizzare. Allora, io di solito quando faccio questo tipo di presentazioni dico prima di tutto una cosa fondamentale, ovvero che quando nella vita ci troviamo a sviluppare degli schemi motori differenti, come nel caso della chitarra, come nel caso dell'automobile, abbiamo sempre un oggetto o un ambiente su cui il nostro schema motorio si organizza. Nel teatro non abbiamo un ambiente preciso, fisso, su cui lo schema corporeo si organizza, ma abbiamo un ambiente che è continuamente cangiante, appunto come quello della scena. Per questo è difficile fare degli esempi, se non appunto quello là che ho fatto di qualcuno che bussa alla porta, ma degli esempi molto concreti, proprio perché non c'è un oggetto su cui questo schema corporeo si modella, se non lo spazio co-costituito con lo spettatore. Allora, gli esempi che di solito faccio sono tre e sono molto rapidi. Io purtroppo sono un cattivissimo attore, però di solito faccio questo esempio: prendo la sedia su cui sono seduto, dico questa sedia fa parte dello spazio che ho costituito, la muovo un po' con le mie routine quotidiane e la percezione della sedia è una percezione che possiamo avere nella vita quotidiana. Poi cerco di utilizzare delle routine da mimo o da attore e quindi questa sedia, che è sempre la stessa, interagisco con questa sedia come se fosse molto pesante, come se non riuscissi più a staccarla dal terreno, e in questo caso l'esperienza che gli spettatori hanno di quella sedia è un'esperienza diversa, non è più la sedia agile, la sedia... leggera che si può spostare facilmente, è una sedia pesante, è una sedia fissata al terreno, e questo cambio della percezione dello spazio è dovuto al fatto che io utilizzo delle routine di interazione con la sedia che non sono le mie routine quotidiane, ma che sono delle routine attoriali.
Questo quindi è di solito un esempio che faccio per far capire come, cambiando le routine di interazione con lo spazio co-costituito, si cambia anche l'esperienza per lo spettatore di uno spazio co-costituito. Un'esperienza che forse tutti abbiamo avuto, o che magari in tanti abbiamo avuto la possibilità di avere, è quando dopo uno spettacolo abbiamo la fortuna di poter salire sulla scena per un motivo X, e ci rendiamo conto, quando siamo sulla scena, che la scena ci sembra molto più piccola da come la vedevamo quando eravamo seduti in platea. Cioè l'esperienza di salire sulla scena dopo aver assistito a uno spettacolo che ha avuto luogo sulla scena è un'esperienza molto strana, ma anche molto straniante. Cioè una volta che siamo sulla scena capiamo che le proporzioni spaziali sono diverse da come le immaginavamo. Ora, io penso che sia legata ancora una volta a questa diversa percezione dello spazio scenico, quando chi costituisce con noi lo spazio scenico utilizza le routine extra quotidiane, e che quindi quando saliamo sulla scena alla fine dello spettacolo tutti stanno utilizzando le routine quotidiane, e quindi la nostra percezione della scena cambia. Quello è un secondo esempio. Poi un terzo esempio è un esempio storico che abbiamo tutti sotto gli occhi, è il mantello rosso del film Il principe Costante di Grotowski. Quel mantello rosso diventa tante cose, diventa una coperta, diventa un altro bambino, diventa, poi dipende da come uno, però Richard Cislak, grazie alla sua interazione con quella coperta, ci ha dato delle immagini che vanno al di fuori di quelle della semplice coperta, e quindi grazie al suo schema corporeo extra quotidiano ci fa vedere delle cose che nella vita quotidiana avremmo visto solamente sotto gli attributi di una coperta o di un mantello, non ricordo. Per quanto riguarda la tua domanda su come lo spettacolo, cioè come questo cambia se cambia lo schema corporeo dello spettatore, secondo me non cambia lo schema corporeo dello spettatore, ed è proprio perché lo spettatore rimane col suo schema corporeo quotidiano che c'è l'attrazione. Cioè il fatto, questa differenza tra organizzazione psicofisica di un attore e organizzazione psicofisica di uno spettatore crea proprio l'attrazione e crea quello che chiamiamo la presenza dell'attore o dell'attrice. Proprio questo utilizzo di tecniche differenti. Ma questo non vuol dire che lo spettatore è passivo, anzi, come ancora una volta diceva Bruciani, tendiamo a pensare che lo spettacolo sia, che il teatro sia un'arte effimera. In realtà non è effimera, perché rimane nella memoria di chi guarda e di chi lo realizza. Quindi lo spettacolo continua a lavorare nella memoria e nei ricordi anche dopo che abbiamo finito il momento spettacolare. Meldolesi addirittura diceva che il teatro comincia quando finisce lo spettacolo, perché quando finisce lo spettacolo noi cominciamo a rielaborare nella memoria quell'esperienza a cui abbiamo partecipato. Victor. No, io non vorrei veramente aggiungere altro a questo punto, anche perché si è fatto una certa ora, però volevo semplicemente aggiungere che quanto è importante per noi questo tipo di discorso, ma questo tipo di dialogo, a me, che io mi interesso anche un po' diciamo così, di complessità e di epistemologia, appunto, c'è l'importanza anche di continuare a mettere in dubbio i termini che usiamo, perché questo è un discorso molto utile, poi è un esercizio molto utile per poter capire meglio qual è il fenomeno che stiamo cercando di studiare. E secondo me questo tipo di dialoghi, grazie veramente ai nostri ospiti, ma possono far sì che noi andiamo avanti con gli studi, e che noi magari anche reinventiamo le terminologie
che forse a volte ci in qualche modo racchiudono un po' le nostre prospettive. È importante, queste domande sono molto, veramente molto importanti. Perciò appunto ringrazio. Allora, poi per la domanda di Natalia, è molto interessante il rapporto tra appunto arti visive e percezione, o arti visive e performance e percezione e fruizione, è veramente molto interessante. A Grenoble ho il piacere di fare un corso su arti e scienze cognitive per degli studenti che non studiano solo teatro, ma studiano anche cinema, anche musica, anche arti visive. Ed effettivamente mi trovo a riflettere su cose, non solamente su come lo spettatore percepisce una determinata opera d'arte, ma anche a quali azioni hanno prodotto l'opera d'arte, quali azioni o quale simulazione d'azione. Ora c'è un esperimento, ci sono degli esperimenti molto importanti a cui hanno partecipato anche dei membri del laboratorio di Parma, a cui non accennerò, però ci sono anche per esempio riflettere su questa cosa molto interessante, per esempio i quadri di Jackson Pollock, che possono essere, grazie a uno studio australiano, possono essere osservati attraverso pattern frattali, e gli studiosi, anzi possono essere addirittura autenticati, perché l'esperimento si chiama Authenticating Pollock Painting, e gli studiosi dicono Pollock creava dei frattali perché in realtà si muoveva in una sorta di off balance, e questi sono ancora questi fisici che hanno fatto questo esperimento, che usano questo termine, in questo fuori equilibrio, con dei passi ritmici, come se fosse una danza, e quindi è quasi come se i quadri di Pollock fossero il risultato di questa danza in un'organizzazione che non è un'organizzazione fisica quotidiana, ma è un'organizzazione fisica diversa, che Pollock utilizzava per fare il suo dripping. Ma ci sono anche degli esempi completamente diversi, per esempio un quadro bellissimo di Mondrian che si chiama Broadway Boogie Woogie, in cui in pieno stile Mondrian vediamo appunto le famose linee perpendicolari, però allo stesso tempo vediamo anche la danza del boogie woogie, o vediamo perché come da questa danza siamo arrivati alle classiche linee perpendicolari di Mondrian. Quindi il contatto con le arti visive è molto interessante, non solamente per il fruitore, ma anche per l'azione che ha generato quell'opera visiva. Io vi ringrazio per l'enorme disponibilità che avete avuto, siamo andati molto molto lunghi e siete insomma rimasti con entusiasmo tutto questo tempo, voi i partecipanti collegati, e direi che per oggi abbiamo concluso, e davvero grazie per tutti gli stimoli che ci avete lanciato e per il ricchissimo dialogo che potrebbe andare avanti ancora a lungo, perché le cose da dire sono davvero tante, sono tutte interessanti. E do l'appuntamento a lunedì per il prossimo incontro della nostra serie sul corpo espressivo, e auguro a tutti una buona serata e un buon weekend. Grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie ancora. Grazie davvero. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.